Santi Luca e Paolo mi hanno buttato fuori come con una catapulta. Sua Santità! Non ora che sto pregando! Sua Santità, è scoppiato uno scandalo! Quale scandalo? Hanno trovato un mi piace proveniente dal suo profilo Instagram messo su una foto di una modella, lei ne sa qualcosa? No? Ci pensi bene, il like proviene dal suo profilo, è sicuro di non avere idea di come sia partito? Sì? Non capisco come possa essere successo. Ma è stato messo mi piace a cosa? A una modella, una certa Miss Gran Cool. E la ragazza brasiliana bionda mezza nuda vestita da scolaretta? Esatto. Non conosco. Eppure c'è proprio il suo like in questa foto. Aspetti, è sparito. Visto, era solo una fake news. Ma ormai tutti parlano del like del Papa Miss Gran Cool. Menzogne e calunnie, e Papa non guarda quelle cose. Sua Santità. Un like a una donna poi sarò lo zimbello di tutti. Magari è stato uno del dicastero che gestisce il suo profilo. No, è impossibile, su tutte persone per bene. Magari uno ha dimenticato di cambiare utente. Qui nessuno vede sederi di donne, siamo puri come le maestre d'asilo. E allora da dove è arrivato quel like? È un grande mistero, bisognerà investigare. Cosa intende fare? Chiama subito Instagram e digli che bisognerà investigare. Ma non so se... Bisognerà investigare su questo grande mistero. Vicario di Cristo. Vicario di Zuckerberg, benvenuto. Sono dispiaciuto per quanto è successo. Anche io l'avete fatta grossa. Sua Santità. E il vostro sito ha seminato dubbio nel cuore dei fedeli. Non si preoccupi, Santo Padre, stiamo facendo il possibile per venire a capo di questo mistero. Santo Padre, è comparso un nuovo like. Dove è stato messo? Sempre su una modella, una certa Miss Grand Tet. Dannazione, ha sentito Santo Padre? Bisognerà investigare. Santo Padre, sta usando il telefono. Quale telefono? Quello che è in mano. Quale mano? La sua. No. Il mistero si infittisce. Prima Miss Grand Cool e ora Miss Grand Tet. Forse è un messaggio in codice. È possibile sia opera di Satana? Non credo. Satana è molto potente. Non ne dubito, ma... Sarebbe proprio una cosa da Satana. Non penso sia Satana. Bisognerà investigare. Potrebbe essere stato un hacker. Un hacker di Satana. Bisogna chiamare un esorcista digitale. Aspetti, forse l'ho beccato. Come? La mia app di tracciamento è riuscita a risalire il numero di telefono di chi ha messo like. Alla faccia di immuni. Ora posso chiamare subito l'hacker misterioso. Sua Santità, le squilla il telefono. Non è il mio. Sua Santità, risponda pure. Noi intanto cerchiamo di contattare l'hacker. Non è importante, sarà solo Paolo Brosio. L'hacker non risponde, che bastardo. C'era da aspettarselo. Sua Santità, continueremo le indagini. Sì, bisognerà investigare. Le garantisco che verremo a capo di questo mistero. Grazie del suo tempo, vicario di Zuckerberg. La tengo aggiornata, Santo Padre. Prima di andare vorrei farle una domanda. Certo, mi dica, Sua Santità. Per pura curiosità, si può mettere like anche premendo due volte sulla foto? Sì, perché? Senza premere solo il cuoricino? Sì, perché? Solo premendo due volte sulla foto che magari stai vedendo in velocità e magari la premi per sbaglio e non è colpa tua? Sì, perché? Niente, arrivederci.